Hello there! Oggi iniziamo con il terzo episodio della serie di The Sims. Come vedete, la nostra marea si sta facendo un bel bagno. Strano, ormai abbiamo capito che è la sua cosa preferita da fare. E come vedete sono le 8 di mattina e oggi fa abbastanza freddo. Speriamo non prenda freddo ora che è in acqua. Comunque la cosa che volevo fare intanto è chiamare Juno per salutarla, il nostro amico delfino. Eccola qua, che sta arrivando, che bello. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo parlare con lei e raccontarle un po' della nostra giornata. Ah, possiamo nutrirla e poi possiamo magari giocare un pochino con lei, spruzza giocosamente. Ehi, non ha voglia? Ok, adesso la stiamo nutrendo e il cibo lo vuole. Che carina, anche se non ho ancora capito se è un maschio o una femmina. E poi accarezziamola. E una cosa che volevo provare a fare era riporta, e dovrebbe portarci qualcosa indietro. Non l'ho mai fatto, quindi non lo so. Adesso lo scopriremo. Vediamo prima di tutto se lo vuole fare. Ok, lo fa, mi sa. Quindi, ok, è andata via e adesso dovrebbe portarci qualcosa. Oh, ci ha portato le dita di Sulani. Cos'è che ci ha portato? È anche raro e costa 1000 simleon o simoleon, non mi ricordo mai come si dice. Grazie, bravissima! Non so che cosa sia, però ti ringrazio e poi congediamola. Perché oggi, ragazzi, cioè queste sono le ultime parole che dico, dobbiamo riuscire a mangiare una noce di cocco, assolutamente. Quindi oggi andremo a esplorare una nuova parte dell'isola. Usciamo dall'acqua, anche perché dobbiamo cambiarci, altrimenti continuiamo ad andare in giro in costume, e direi anche di no. E adesso possiamo andare ad esplorare. Viaggia da sola. Ok, allora io direi che possiamo andare a visitare il bar sulla spiaggia, che tra l'altro ho da poco rinnovato, si dice così, restaurato, e uscirà presto lo speed build. Così andiamo a curiosare in questa nuova zona dell'isola che non abbiamo ancora visto, che è lontano da casa nostra. Allora, purtroppo piove, lei si è cambiata anche in questo outfit, forse perché è un pochino più caldo visto che piove. E questo è il bar, ragazzi, cioè non vedo l'ora che esca lo speed build, perché mi sono impegnata un sacco nel restaurare appunto. E quindi questa è la zona dedicata proprio al bar stesso, che poi vedrete presto, e di qui invece, ok, sta per aprire il chiosco sulla spiaggia. Chissà se troveremo qui i cocchi. Ovviamente lei è in costume, abiti, cambia abito. Devo togliere l'autonomia a questo sim perché è veramente impegnativa. Vediamo un po' se qui sulla spiaggia troviamo qualcosa. Che bella anche questa spiaggia, sicuramente poi verrò a restaurare pure questa. Andiamo a curiosare di qui. Ecco, qualcuno di voi mi ha parlato di questo. Compra forniture da spiaggia. Mi sa che non troveremo il cocco qui. Però alcune di voi mi hanno detto che in giro si trovano delle... come si chiamano queste? Le vending machine. Tipo distributori, ecco. Abbiamo l'ananas. Prendiamolo, nel dubbio, subito. Poi vabbè, abbiamo gli asciugamani, abbiamo... si può addirittura comprare... bene. Si può comprare una canoa, cioè una barca, così, vabbè. Ecco la noce di cocco, ragazzi! Già che ci siamo, prendiamo tutto. Nel dubbio, ok. E adesso andiamo al riparo, quindi torniamo nel bar e andiamo a mangiarci la nostra noce di cocco. Mi dispiace un sacco per la pioggia, perché sicuramente sarebbe stato molto meglio il bel tempo. Però sediamoci qui e mangiamo qui la nostra noce. Noce di cocco, mangia la noce di cocco. Stiamo per esaudire un altro nostro desiderio. Yeah! Si è mangiata un'intera noce di cocco, cioè non so se avete notato, proprio anche con il guscio. Quindi l'ultima cosa che ci manca è guadagnare l'oro a una festa della cava. Questa giornata mi mette veramente un sacco di tristezza. Io direi di tornare a casa e di vedere... oddio, forse si sta rischiarando il cielo. Boh, comunque direi di tornare a casa e capire se si può fare qualcosa al tempo, magari aspettare che esca il sole. Piove ancora più di prima, oh mio Dio. Vabbè, intanto possiamo fare una cosa...
qualcosa in casa, vediamo se lei intanto di idratazione. No, l'idratazione c'è ancora, quindi lasciamola andare a nuotare così si diverte. E io volevo acquistare una libreria vuota, così che noi possiamo mettere lì tutto quello che andiamo a trovare, collezionare, che troviamo in giro, tipo le conchiglie. Allora, no, non è questo, perché sono gli scaffali vuoti e ce n'è uno dell'espansione. Eccola qua. Era proprio questa che intendevo. Mettiamola qui, ok. Cambiamo il colore, un po' più chiaro. Non mi piacciono molto i colori che ci sono. Vabbè, teniamo questo. E poi andiamo a mettere questo, che è quello che ci ha trovato il nostro delfino. Perfetto. E pian piano, secondo me, è carino andare a riempirla con tutto quello che troviamo. Non ci posso credere, ha smesso di piovere. Sono troppo felice. Adesso, infatti, aspettavo proprio questa cosa perché intanto volevo uscire. Ovviamente lei è in costume. Volevo uscire e provare ad invocare gli spiriti, no, gli elementi dell'isola. Praticamente se clicco su di lei, e non so se lo possono fare tutti o solo le sirene, comunque si possono invocare gli elementi dell'isola. Quindi voglio proprio vedere che cosa succede. Vediamo. Stai comunicando con gli elementi di Sulani? Che cosa devo fare? Ah, eccoli! Praticamente abbiamo chiamato dei fantasmi, in pratica. Eccoli qua. Abbiamo elemento di Sulani, che si chiama in questo modo, impronunciabile. Andiamo subito a parlare. Allora, presentazione amichevole. Voi cosa fareste? Presentazione amichevole, no? Ecco qua. Allora, chiediamo un giudizio. Prima era venuto fuori, chiedi un giudizio. Chiedi della sua giornata, come se uno spirito possa avere una giornata chissà cosa, vabbè. Chiedi un giudizio, eccolo qua. Non so che, su che cosa, però proviamoci. Vediamo un po' se abbiamo... Stanno parlando, ma il giudizio noi non l'abbiamo ricevuto. Secondo me è un flop assurdo questa cosa. Vediamo se lo chiede di nuovo. Oddio, adesso ne arriva un'altra. Proviamo a chiedere lei questo giudizio su qualcosa della nostra vita, non lo so. Vabbè, grazie ragazzi, siete stati molto utili. Oh, eccolo. Maria ha rinnegato il proprio legame con le isole e la loro cultura. Gli elementi non ne sono lieti. Oh mio Dio. Maria è una figlia delle isole e vive un profondo legame spirituale con Sulani. Devo immergermi nella cultura. Ah, ok, quindi devo capire come immergermi nella cultura dell'isola. Scusate, ragazzi. Vi prometto che la prossima volta mi troverete molto molto più brava e più informata. Adesso intanto mangiamo e poi dobbiamo trovarci un lavoro. Oddio, di nuovo i vicini. Perché continuano, vi giuro, ragazzi, cioè continuano a venirmi cibo extra. Ok, sono venuti tutti i vicini a portarmi del cibo extra. Devo dire che sono molto... simpatici, però perché vengono tutti i giorni da me, letteralmente tutti i giorni? Vabbè, grazie. Sembrava che potessi farti comodo del cibo, così abbiamo pensato di passare per vedere se ne volessi un po'. Avevamo abbondanti scorte da condividere. Grazie. Me l'hanno appoggiato sul tavolo e mi hanno preparato il maiale kalua. Grazie. Vabbè, sono stati carini. Il problema è che non ho abbastanza sedie per far sedere tutti a tavola. Siamo con l'ombrello in casa. Io direi di chiamare a tavola e chi riesce a sedersi bene. Non so che altro dire. Vediamo. Ecco, alcuni si sono seduti. Per fortuna noi siamo riusciti a sederci. E intanto possiamo un po' chiacchierare con loro. Il problema è che non capisco perché non sono divertita. Cioè, sto parlando con le persone. Più di così che cavolo vuoi fare? Ah, abbiamo scoperto che Javier, che è questo qui, che è il suo marito, è estroverso. Adesso intanto iniziamo a ripulire un po' la tavola. Ha ricominciato a piovere nel mentre. Solo che non ho capito perché va in bagno a pulire i piatti quando ha qui un lavandino. Vabbè, fa niente. Cosa sta facendo lei? Mi sta lavando i piatti! Grazie! Nessuno te l'ha chiesto? Grazie mille, ti ringrazio per la presenza, guarda. Noi dobbiamo anche andare in bagno e fare qualcosa per divertirci. Ah, il suo divertimento è nuotare. Allora, prima andiamo in bagno. Non può andare in bagno. Si è rotto il bagno? Andiamo? Sì, si è rotto, vabbè, sostituiamolo perché non ho voglia di ripararlo. Io nella vita. Comunque adesso andiamo in bagno, intanto loro se ne vanno e poi ci divertiamo un po'.
nell'acqua. Ecco perché va sempre in acqua, per divertirsi. Grazie a voi di essere venuti, cari vicini. E adesso, mentre lei si diverte nell'acqua che ormai è notte, oddio, cioè, se ne sono appena andati via e Maya Honolulu ci ha già invitato da qualche parte, che non fa il caso nostro. Intanto che lei appunto continua un attimo a nuotare nella notte, io voglio trovarle un lavoro. Perché? Perché praticamente sono bellissimi i nuovi lavori con l'espansione. Allora, vabbè, questi non c'entrano nulla, però c'è per esempio pescatrice, sommozzatrice, poi ci sono anche questi nuovi impiegati al fast food, c'è anche bagnino, per questo che io voglio creare anche un bagnino, arriverà presto. Ma la cosa carina che avevo visto, eccolo qua, è ambientalista e praticamente cerca di tenere pulita l'isola. Hai guardato ogni documentario sulla natura esistente e sai quanto il pianeta sia in pericolo? Dall'informazione del pubblico al coordinamento di spedizioni di ricerca vuoi fare davvero la differenza, quindi praticamente devo essere responsabile ambientale. Poi posso decidere, una volta andata avanti nel lavoro, se diventare una responsabile ambientale o una biologa marina. Bellissimo, secondo me. Quindi seleziono questo. Inizierà alle 8, perfetto, così abbiamo anche un lavoro. Abbiamo già un'assegnazione. Fai una ricerca sulla tutela ambientale. Maria Seasalt deve rilanciarsi accettando l'assegnazione? Assolutamente sì, però ho paura che ci serva un computer, cosa che noi non abbiamo perché ovviamente vogliamo vivere con meno tecnologia possibile. Vediamo un po'. Usa il computer, ecco. Cosa facciamo, ragazzi? Peccato che non siete qui per darmi un consiglio. Però io mi sa che lo devo comprare, perché sennò non possiamo andare avanti. Vediamo se possiamo farla col telefono. Naviga su internet, scatta una foto. No, non possiamo farlo. Quindi dobbiamo per forza acquistare un computer. Non uccidetemi nei commenti. Avrei preferito fare una cosa più immersa nella natura. Se per iniziare questo lavoro ci serve, prendiamolo. Poi al limite lo vendiamo quando non ci serve più. Prendo questa piccola scrivania, che so che almeno ci sta. Mettiamola bene dentro. Mettiamo una sediolina. Possiamo metterne una di queste, magari di un altro colore. E infine il computer. Ecco qua. Semplice. È un po' strano che sia vicino a questo, effettivamente. Vediamo se possiamo cambiare un po' la disposizione. In realtà no. Cioè, massimo posso fare così. Oh, qui c'è questo. Bene, non l'abbiamo buttato. Allora, mettiamo questo qua, che così, vabbè, sembra un pochino più, vicino al lavandino. Non è che sia il meglio del meglio, però vabbè. Questo dobbiamo ricordarci di buttarlo. E magari sulla scrivania metterei un portapenne, qualcosa per decorarla. Eccolo qua. Spostiamo. Mettiamolo. E rispostiamo il tutto. E magari qualcosa appeso sulla parete. Sarebbe bello la bacheca. Proviamo a cercarla così. Bacheca. Eccola qua. Così anche qui ci possiamo attaccare delle foto. Bene, ora possiamo fare la nostra ricerca. Fai una ricerca sulla tutela ambientale. Così possiamo anche poi giocare magari a... Oddio, non può sedersi. Perché? Cosa è successo? C'è la tenda? Vediamo se così riesce a sedersi. Ok, allora prima la faccio un attimo giocare a The Sims, perché sennò il divertimento veramente non è... Cioè, non si può concentrare se non è divertita. Cioè, se è annoiata poi non si concentra. E poi faccio una bella ricerca. Nel mentre notte fonda, dopo la ricerca direi che possiamo andare a dormire, però non è per niente assonnata. Dobbiamo anche buttare questo. Ha fatto la ricerca, adesso questo lo mettiamo nell'inventario che tanto non ci serve. E questa la mettiamo in frigo. Oddio, sta facendo gli addominali. Ok, sei molto atletica, devo dire. Comunque puoi anche andare a dormire perché è tardissimo, invece di fare gli addominali alle 3 di notte. Bene, buongiorno, ci siamo appena risvegliati. E sono le 6 praticamente e alle 8 iniziamo a lavorare. Lei come sempre è in costume, cerchiamo ora di vestirla in modo più decente per il lavoro, sperando che rimanga così. E magari nel mentre possiamo cucinare qualcosa poi per il pranzo e le cene future. Possiamo cucinare del pesce. Oh no, non può più usare... Adoro, ha appoggiato tutto lì. Non può usare questo perché le ho messo le pentole sopra. Ok, ora penso che possa...
No, non può ancora. Che cos'è che la impedisce, scusa? Ah, perché non c'è più un bancone libero adesso. Bene, proviamo a spostare un pochino il tavolo e a mettere qui due, tipo un'isola. Così qui metto questo mobiletto finale e c'è più spazio per la scrivania. Così forse dovrebbe funzionare. Abbiamo tipo cambiato completamente la cucina. Speriamo che funzioni tutto comunque. Vediamo. Oh, sì, le serviva proprio un posto per tagliare, per cucinare. Però è molto carino anche così. Mi piace il bancone in mezzo. Carino. Oggi finalmente c'è il sole, ragazzi, non ci posso credere. Infatti ho acceso anche questo, così almeno non fa troppo caldo. Sono troppo felice. Odiavo la pioggia, veramente. Questo lo mettiamo in frigo. Eccoci qua. Maria dovrà iniziare a lavorare, quindi noi selezioniamo di lavorare da casa, così possiamo vedere tutte le cosine che dobbiamo portare a termine nella giornata. Allora, dobbiamo esaminare le meraviglie naturali di Mua Pelam e poi piantare qualcosa. Oddio, io adoro piantare. Acquisisci una pianta di qualsiasi tipo e piantala, bellissimo. Farei come prima cosa questa. Quindi dobbiamo acquistare dei semi. E lei vuole ovviamente andare a nuotare, ma ora non potrai. Brava, mettiti a scavare intanto. Quello lo puoi fare, così magari trovi delle conchiglie. Forse dal computer possiamo ordinare acquista semi. Eccolo qua. Aspettate, e se noi piantassimo l'ananas? Si può piantare? Oh, sì, si può piantare! No, ragazzi, ma che idea ho avuto! Eccola qua che la stiamo piantando. Bellissimo! Ah, abbiamo anche acquistato l'abilità giardinaggio, innaffia. Beh, scattare una foto ancora no, direi, visto che è un cumulo di terra. Però ce ne prenderemo cura. E quindi adesso l'altra cosa che dobbiamo fare è... Dov'è che è il lavoro? Qui. Esamina le piante tropicali, la cascata, la caverna, le alghe e le zone di pesca di Mua Pelam, che non è dove abitiamo noi. Quindi dobbiamo andare quindi su Viaggia da sole, perché stiamo lavorando. E questa è Mua Pelam, esatto, che è la zona dell'isola più naturale e più antica. E dove possiamo metterci? Qui vedo la cascata, quindi forse... possiamo andare in questo lotto e poi esplorare i dintorni. Eccoci qua. Siamo adesso veramente, mi arrabbio. Ti cambio il vestito e non cambiarti mai più. Oh, vestiamoci così che è molto in mood ricercatrice. Comunque ci troviamo in questa zona dell'isola che, come vedete, ha anche questo relitto. Vabbè, comunque dobbiamo impegnarci a trovare... lì c'è una caverna. Esplora, ispeziona. Noi dovevamo esaminare. Quindi ispeziona. Cosa succederà qui dentro? Ok, stiamo entrando. Credo che entriamo. Sì. No, da fuori. È andata. È andata. Adesso mando avanti il tempo così vediamo cosa combina. Spero non ne esca tutta sporca. Perché a volte quando si esplorano... Ma con chi sta parlando al telefono? Vabbè, Maria ha guardato in ogni angolo ma non è riuscita a trovare niente degno di nota, ispezionando la caverna. Ok, fa niente. Andiamo da un'altra parte. Ragazzi, qui c'è qualcosa. È una rete da pesca. Ripulisci. Bellissimo che si possono ripulire le spiagge. Oh, brava. Ecco le cascate. Qui ci sono le cascate e c'è dentro anche una persona. Ok, chi è che è? Sta telefonando sotto la cascata. Bene, prendi un campione. Eccola qua, in costume ovviamente. Abbiamo preso un campione, però più di così non possiamo fare. Ah, qui possiamo ripulire di nuovo. Qui invece abbiamo una pianta. Ispeziona. Intanto qui non riusciamo a trovare nulla da ispezionare che ne valga la pena. Vediamo se questo ci aiuterà. Anche col tablet, adoro. Sta crescendo mentre noi la guardiamo. Ok, Maria ha guardato in ogni angolo ma non è riuscita a trovare niente. Uffa, scattiamo una foto nel dubbio, però non abbiamo ancora trovato nulla di che. Ah, possiamo ispezionare la zona di pesca, l'ho trovata da questo lato. Deve anche andare in bagno, vabbè, meno male che ci sono i bagni pubblici. Oh, finalmente, Maria ha guardato in ogni... No, non è riuscita a trovare nulla. Ho provato a cliccare veramente ovunque, anche la caverna. Possiamo ispezionarla un'altra volta, però forse dobbiamo ispezionare questo. Proviamo a ispezionare il disegno.
Abbiamo scoperto qualcosa! Dopo aver osservato con attenzione, Maria ha scoperto una specie invasiva che sta infestando la caverna sulla spiaggia. Nebulizza l'oggetto per tenerla sotto controllo. Finalmente abbiamo trovato qualcosa, però dovevamo trovare tre cose. Quindi vabbè, sono soddisfatta che almeno una cosa l'abbiamo trovata. Ora dobbiamo assolutamente andare a casa perché altrimenti moriremo di fame. Meno male che abbiamo delle cose già preparate in casa. Mangia e vai subito a dormire perché... cioè, stai svenendo praticamente. Intanto che lei finisce di fare queste cose, io vi inizio anche a salutare. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Aspettatevi anche degli speed build dove appunto rivoluziono un po' gli edifici che ci sono su The Sims. E poi finalmente partirà anche una storia d'amore con il bagnino che dobbiamo creare insieme. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un altro episodio. Ciao!